da Poussin a Rodin, quindi dal XVII al XX secolo, gli artisti francesi attraversavano le Alpi per raccogliere i frutti maturi del Rinascimento a Firenze ed a Roma e trarne ispirazione. Nicolas Poussin si invaghì della città eterna da farne la sua residenza artistica. Celebri sono i suoi paesaggi, meno nota l'influenza che esercitò su di lui Raffaello e Caravaggio. Il quadro di San Pietro rinvia alla scuola d'Atene nell'impostazione scenica e nella disposizione dei personaggi. I maggiorenti sono al centro ed in alto. La scalinata su cui si sale, si scende ed altri mendicano carità piuttosto che in Raffaello, la soluzione ad un problema estetico. Nella estrema unzione, il contrasto tra ombra e luce di tre candele incredibilmente poderose e la concitazione drammatica dei personaggi ricorda, senza dubbio, la crocifissione di Pietro piuttosto che la flagellazione di Cristo del Caravaggio. Claude Lorrain, amico di Poussin, inoltrandosi nella campagna romana, trovò una vivificante fonte ispiratrice. Jacques Callot ebbe nel teatro popolare il suo divertimento e in Circe dell'Odisseo il fascino del barocco romano. Simon Vouet, ne vediamo l'autoritratto, si invaghì anch'esso di Caravaggio e lo portò mentalmente in Francia attorno al 1627. All'epoca non esisteva il diritto d'autore e l'emulazione poteva essere sfacciata. Si può dubitare dell'influenza di Raffaello su Eustache Lesueur? Per celebrare il suo regno, Luigi XIV, su cui mai tramontava il sole, istituì l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Il pittore incaricato ad aprire la stagione del classicismo francese, ogni ismo è degenerazione, fu Charles Le Brun, che operò fino al 1690 per rendere la Reggia di Versailles un orpello decorativo trionfale all'insegna del rocaille, estetica lontana da ogni equilibrio italico. Con lui precipitarono nell'horror vacui Antoine Coypel e Charles Delafosse, cui peraltro va riconosciuto il merito di aver affossato lo stile dell'esuberanza kitsch, ne proseguirono lo stile. L'unico soggetto in cui possiamo identificarci nella scena del sacrificio di Ifigenia è l'uomo seduto, quasi fosse fuori scena, afflitto dalla raggelante rappresentazione. Il ritorno ad un'arte aggraziata, seppur sempre cortigiana, si ebbe con Antoine Watteau, incline alla dolcezza d'amore, e François Boucher, pittore prediletto della influente marchesa de Pompadour. Nel XVIII secolo si scoprono gli affreschi di Pompei ed Ercolano ed il pellegrinaggio in Italia riprese con soggiorno dei più abili artisti francesi dell'Accademia di Francia a Roma. Si apre la stagione neoclassica. Hubert Rolland riparte dalle rovine di Jean-Pierre Houel. Disegnerà a Sanguigna. Jacques-Louis David ritrae la morte di Seneca in un ambiente classico caro al veneziano Sebastiano Ricci e Louis Léopold Boilly accosta busti antichi alle bellezze femminili
delicate del Correggio. Jean-Louis Géricault, ormai siamo nel Romanticismo, riempie la zattera della Medusa di corpi in afflizione, agitati a forza nove, derelitti, popolani, diversi, ma non molto, dagli eroi michelangioleschi. Osservate in particolare l'uomo in meditazione. Lo ritroveremo in Rodin e l'accostamento al Buonarroti sarà esemplare. Per il momento avviciniamo Géricault nel quadro di Cristo sul mare in Galilea. Innegabile lo slancio di braccia protese, del manto sollevato dal vento, ma in quest'opera s'avverte una prevalenza del colore sul disegno che supera persino il Tintoretto nel corpo di San Marco salvato dal naufragio. In Delacroix i chiaroscuri sono a macchie, annuncio dei macchiaioli italiani e del francesissimo impressionismo. Concludiamo con Auguste Rodin ed il suo pensatore. Da ogni lato lo si guardi, ci rinvia al condannato nel giudizio universale di Michelangelo. Che altro può pensare l'uomo di ogni civiltà, di ogni tempo ed età, se non alla precarietà dell'umano esistere e alla speranza di una redenzione? La condanna sarebbe comunque una risposta al silenzio dell'Eterno.